Pasquali, buongiorno, perdonate la faccia, oggi voglio fare però un video barra vlog e la voglio mettere in chiave un po' più tranquilla, insomma amatoriale. Voglio parlarvi della friggitrice ad aria, di come noi ci troviamo con la friggitrice ad aria. Marco praticamente si è preso questa appunto friggitrice ad aria, se non mi sbaglio, con i Prime Day ad ottobre del 2020 del marchio Inski. Non ricordo il prezzo, però sicuramente vi metterò tutto nella mia vetrina di Amazon, anzi c'è già dentro la mia vetrina di Amazon, quindi vi consiglio ovviamente di andare a cliccare direttamente nel link nell'info box. Contando che io sono qui da 2 settimane, sono 2 settimane che noi appunto stiamo provando un po' la friggitrice ad aria come si deve. Oggi per pranzo ho deciso che faccio le patate, simil patate al forno diciamo così, e vi faccio vedere un po' come noi la utilizziamo. Ovviamente c'è il manuale, potete andare a vedere tutte le varie ricette, ce ne sono veramente tantissime. Alla fine è una sorta di forno, c'è da dire che tipo tutte le cose che sembrano fritte alla fine non lo sono per niente, perché utilizziamo veramente una quantità di olio minima, quindi questa è una cosa davvero positiva per noi, perché comunque a noi piace il fritto, a noi piace mangiare. Voglio realizzare questo video per farvi vedere effettivamente in azione la friggitrice ad aria, come effettivamente la si utilizza, come noi la utilizziamo. Marco lavoro e quindi niente, oggi cucino io, insomma non cucino adesso che sono le 11 ovviamente, perché lui ritorna comunque sempre dopo le 2, quindi dato che comunque ci impiegherò molto meno a fare il tutto, niente, vi faccio vedere le cose un po' più tardi. Ok, cerco di farvela vedere un attimino. Quindi questa qui è la nostra friggitrice, segnatevi il marchio che è questo. Praticamente Marco ha comprato questa friggitrice ad aria che si stacca così, poi qui c'è il pirulino dove se voi schiacciate questo, questa prima parte viene via, ok? Adesso non lo faccio, ma tanto ve lo farò vedere poi dopo in azione. Questa qui è la presa. Nulla, vi faccio anche vedere già che ci sono il manuale. Ora questo qui è il manuale, ok, ci sono un sacco di ricette veramente che voi potete fare. Qua invece ci sono tutte, cioè insomma è il manuale di come utilizzarla e tutto. Questa parte sotto della friggitrice, una volta finito di cucinare voi la potete addirittura anche mettere in lavastoviglie. Allora, un consiglio che vi do solamente è questa parte, quando voi la mettete a lavare, anche questa parte sotto, ovviamente sotto sarà bollente quando voi leverete questa parte qua, è di stare attenti, nel senso lavatelo subito, perché sennò si incrosta veramente tantissimo. Altra cosa che vi volevo dire è che praticamente sempre Marco si è comprato questa specie di contenitore qua, se voi schiacciate esce lo spruzzino praticamente, cioè esce a mo' di spruzzino, questo contenitore appunto in spray per l'olio di semi. Noi appunto di solito cerchiamo di ungere il cibo esclusivamente con l'olio di semi, e c'è da dire che col fatto dello spray si utilizza poco olio e alla fine le cose vengono praticamente come se fossero fritte o comunque al forno, insomma, ma veramente con una minima quantità di olio. Vi faccio vedere velocemente il menù di oggi, quindi cotoletta di merluzzo, e in realtà questa è surgelata, vedete, in padella si fa in 5 minuti e poi potete farla anche al forno croccante e gustosa in 8 minuti a 200 gradi e niente, quindi dopo la metto dentro la friggitrice ad aria e vi faccio vedere. Per quanto riguarda le patate, io adesso le vado praticamente a tagliare, pelare, e le taglio le taglio a cubetti e poi praticamente le metto a bagno, così almeno si leva tutto l'amido, e poi successivamente le farò sbollentare un po' dentro la pentola, 2-3 minuti in ebollizione e basta, poi li leverò subito e li condirò con sale, qualche aroma eccetera, e poi li schiafferò dentro la friggitrice ad aria. E qui ho anche già acceso e fra un po' farò il preriscaldamento del forno, vi faccio vedere un po' come funziona. Comunque si accende, qua ci sono i vari programmi, vedete, poi vabbè lo dicono le istruzioni, il tempo, la temperatura e i minuti, tendenzialmente questo è, e per spegnerlo si fa così. Ok, allora io ho fatto un preriscaldamento del forno, 190 per 5 minuti, qua si stanno sbollentando le patate, ma secondo me appena suona il timer che ho impostato possiamo anche, ecco, adesso abbasso il fuoco. Ho fatto sbollentare leggermente, cioè ma proprio veramente 2 minuti,
le patate, le scolo, spero si senta qualcosa e faccio così. Avrei dovuto mettere dentro una ciotola. Bene, molto bene. Bravo, caro, come al solito. Non ti smentisci mai in cucina. Comunque, veramente, con me è stare come in cucina da incubo, eh. Meno male che c'è Marco che cucina, perché, raga, veramente. Io sono pessima, non so ancora come mai non mi abbia lasciato. Già un cucchiaino, che sono praticamente degli aromi. Comunque faccio tanto la figa perché questa ricetta in realtà l'ho già fatta. Mi sono già confusa. E poi io sparo dell'olio di semi con lo spruzzino. L'olio di semi, sì. E sale. Cuffi per gli amici. Vedete un po' voi, controllare ultimamente, insomma. Allora, sono un genietto della lampada perché praticamente ho dovuto prendere un'altra ciotola. Niente, io appunto ho mescolato gli vari ingredienti e poi adesso qua è terminato e vi faccio vedere. Ho stoppato un attimo, la estraete, state attenti, non toccate sotto. Io mi appoggio qua così perché ho paura che si levi, cioè che si rompa qua davanti, insomma. Cercate di non bruciare nulla, insomma. Ok, e poi mettete le vostre patate. Ovviamente è caldo, quindi sentirete frizzicare ovunque. Detto questo, date una girata, cercate di metterla in una maniera uniforme la roba dentro e poi io faccio un ultimo giro di olio. Faccio vedere, ecco qua. E niente, adesso io in forno. Fare disastri, mi aiuto con una pena di gas e metto a 200 per 15 minuti. Ogni 5 minuti io guardo, insomma, come, che situazione abbiamo qua. Ta-da! Allora, queste sono le patate, io le metto ancora 2 minuti, volevo farvele vedere, cioè, raga, di cosa stiamo parlando? Sono fuori croccanti e morbide dentro. Quindi veramente top. Ho aggiunto un filo di sale perché sembrava, cioè, che avessi già messo tanto sale, invece no. Vabbè, fate così perché veramente, cioè, ho utilizzato, l'avete visto, pochissimo, pochissimo olio. E nulla, sono buonissime.